Voi scrivi, voi che state con la scrittura in mano, voi preti, ma non solo preti, parliamo di chi armeggia sempre con la scrittura, caricate di pesi insopportabili la gente e voi non li portate neanche con un dito. Allora che cosa bisogna fare? Qual è l'intelligenza di questa scrittura? Cioè, che cosa sta dicendo il Signore a me oggi, Antonello, prete, in missione, con le persone che sono accanto a me, che anche credono, si appoggiano alle parole che io do? Leggo io pesi insopportabili, cioè sono un moralista terribile, cioè la mia vita, la tua vita, diciamo così, è una vita che vive all'esterno, pulire costantemente la coppa, dall'interno, ma date in elemosina, cioè mostratevi per quello che siete, perché dare in elemosina in fondo è un pochino denudarsi, è spogliarsi, è mettersi, cioè è impoverirsi in un certo senso, cioè tu dai in elemosina, cioè dai quello che hai, no? Il tuo denaro, te stesso. Cioè, dai te stesso, che cosa c'è dentro di te? Se dentro di te c'è rapina, dice, dai quello, cioè mostrati per quello che sei, dai in elemosina la tua povertà, a tuo marito, cioè offri la tua povertà a tuo marito, a tua moglie, anche ai tuoi figli, perché no? E voi figli, date in elemosina ai vostri genitori la vostra povertà, non c'è bisogno di dimostrare nulla, i vostri più vicini a Dio, quelli che assomigliano più a Dio per toglierglielo, no? Perché poi alla fine... Cioè, per essere come Dio, è l'orgoglio, la superbia, essere salutati. Ah, che importante che è questo. Cioè, essere salutato da tuo padre. Ma certo che è importante. Ma certo che se mio padre non mi fila di pezzo, e certo che se mio padre non ha un'attenzione per me, questo mi distrugge. Ma non mi può distruggere per niente. Cioè, mi fa male, ma molto male. Segnerà la mia vita, certamente. Sarà uno sgherbio lì, una ferita forte. Ma certo, fratelli, ma certo, ma chi? Ma quello non è il potere di uccidermi. Se la mia vita è, non è mio padre. Cioè, se io dentro non sono vuoto, o meglio, pieno di rapina, di lussuria, di carne marcia, fracida, orgogliosa, superba in questo senso, le opere della carne, il frutto dello spirito, invece, fratelli, Amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge, cioè, io non posso caricare il peso, mite, non posso obbligare una persona, buono, fedele, magnanimo, ma come? Questo è un peso enorme se non c'è lo spirito, perché la carne è più forte. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello spirito, camminiamo anche secondo lui. Allora, o seguiamo lo spirito o non seguiamo lo spirito di Gesù Cristo. Se non seguiamo lo spirito di Gesù Cristo, se non lo abbiamo, viviamo nella legge. Viviamo nella legge. E la legge alla fine ci uccide. Perché la legge, se non viene dal cuore, se non viene dall'amore, è qualcosa di opprimente. Perché chi può compiere neanche uno iota della legge senza lo spirito? Nessuno. Per questo la legge ci condanna, ci denuncia di peccato, ci dice chi siamo, ci fotografa che dentro il tuo cuore c'è malizia, che dentro il tuo cuore c'è... Allora, davvero, oggi abbiamo un'occasione grandissima, in questo tempo meraviglioso, nuovo, per tutti noi, deponendo l'uomo della carne, l'uomo vecchio, nelle mani di Cristo. Dai nell'elemosina la tua povertà a Cristo, lui che ha pagato tutte le decime. Perché che cos'è pagare la decima, fratelli? Che cos'è la legge? La legge è un compimento che è l'amore. L'amore è rivelato da Cristo. Cioè, pagare la decima è importantissimo. È la legge orale. La legge orale insieme alla legge scritta. La Torah orale e la Torah scritta. I precetti che illustrano, che codificano ancora più in profondità tutta la legge di santità, contenuta nella Torah, da parte dei rabbini, non è una cosa da buttare. È da buttare quando diventa un assoluto, cioè quando la legge in sé, anche il suo compimento, attento, lo dice San Paolo in mille modi, anche se facessi tutto, ma non ho la carità, sono niente, vanità di vanità, fumo. Quando la legge diventa un assoluto, la legge per la legge, perché compiendo la legge io mi salvo, compiendo la legge io sono bravissimo, compiendo la legge io mi ho messo a posto la mia coscienza, compiendo che cosa? Se il compimento pieno della legge è uno solo, l'amore al nemico, l'amore così... Cioè, totale, l'amore che dice la legge, l'amore che descrive la legge, perché è amore. Pagare la decima significa che tutto mi viene da Dio. Pagare la decima significa che tutto viene da Dio. E io me lo ricordo, e io faccio memoria costantemente, salo, cioè do
do un sapore a tutto quello che faccio, a tutto quello che ho, alle mie proprietà, a quello che compro, a quello che vendo, al mio lavoro. Pagare la decima significa avere un'attenzione particolare a tutto, fino all'ultima cosa, fino all'ultimo millimetro della mia vita, fino all'ultimo millimetro della vita di tua moglie, fino all'ultimo millimetro della vita di tuo marito, perché tutto viene da Dio, perché tuo marito viene da Dio, perché tuo marito, tua moglie è un dono di Dio, è un'opera di Dio. La decima è riportare tutto a Dio, riconsegnare tutto al centro, dare in elemosina quello che abbiamo dentro, cioè dire: io sono un poveraccio, guarda, io sono un poveraccio, sono un esule, io in fondo ho perso il paradiso, io ho perso tutto, ho perso la gratuità, ma nella chiesa, nella comunità cristiana, io sto camminando nella fede e sto riscoprendo poco a poco la grazia profonda dell'amore, del battesimo, la grazia profonda, cioè che tutto è grazia. Tu puoi vedere tutto puro? No. Tu puoi vedere tutto secondo la volontà di Dio, cioè vedere in tutto la volontà di Dio? Non sto parlando tanto di una castità sessuale, che anche quella è importantissima. Come io posso andare oltre la carne, oltre quel sederino, oltre quel seno, oltre le forme di quella ragazza, oltre la concupiscenza lustrosa che mi viene vedendo quel ragazzo, quella foto, eccetera. Come faccio ad andare? Ma non soltanto quello. Cioè, come faccio ad andare oltre la lussuria della carne, cioè la lussuria della mente, che mi fa pensare male di Dio di fronte a una malattia, di fronte a un problema? Come faccio a vedere tutto puro? Cioè, come faccio a non vivere essendo io il centro? Io impuro, io vuoto come una cucù, come cioè che ho bisogno di saluti, che ho bisogno di essere tu, figlio, come fai a vivere felice, vedere puro tuo padre, anche se in questo tempo, perché magari ha faticato, perché magari è un disgraziato, non riesce ad essere quello che tu vorresti fosse, tuo padre, o tua madre, o la persona che ti è accanto, tuo marito, tuo figlio, come fai tu a vivere tutto, in tutta la purezza di Dio, cioè l'amore di Dio in tutto, come fai? Dando nell'emozione a te stesso, cioè dando nell'emozione la carne che è fornicazione, che è quello che abbiamo nascosato da Paolo, per ricevere in che cosa? Lo Spirito Santo. Gesù ha pagato la decima di tutto, cioè lui sì che ha fatto di te un assoluto, al punto che ha dimenticato se stesso e lo ha dato per te, cioè ha pagato non solo la decima, ha pagato tutto, con il suo sangue ha pagato tutto per saltare tutto te stesso, per fare di te un tempio santo, per fare di te la tua vita, una cosa meravigliosa, capisci? Lui ti ha purificato, lui la tua vita per te, è lui la tua vita, è lui, allora pagare la decima è meraviglioso. Se è amore, se c'è l'amore che muove quello, se c'è, perché posso io come marito o come moglie dire: guarda, io ho fatto questo per te, e intanto sto smitragliando una lastica di mitra su mia moglie sparandogli l'amore, io gli sparo l'amore e la uccido. Ma guarda, sì, tu puoi sparare l'amore a tuo padre, puoi sparare l'amore alla tua fidanzata, quante volte succede, gli spari il tuo amore, che ovviamente non è amore, che ovviamente è una menzogna. Ovviamente è una parodia, è qualcosa demoniaca che si veste sacchita d'amore, ma non è, è l'amore ipocrita, eh? Che carica i pesi. Io ti amo e tu no, è un peso. Fratelli, noi siamo i poveracci, questa è la verità. Amati così come siamo da Dio, questa è l'unica verità di oggi, è l'unica verità grandissima, è di poter vivere in questa libertà totale, in questa libertà di chi si sente amato, perdonato, accolto così com'è, capite? Allora sì. Che chi ha scoperto che Gesù non ha trascurato, cioè non è passato oltre, secondo il verbo originale, come la Pasqua, perché ci può essere una Pasqua malvagia, che è quella del superficiale, e c'è quella invece di passare oltre, cioè che vede il sangue di Cristo sul fratello e fa Pasqua con il fratello, facendo importante tutto quello che è del fratello, il mal di testa, quella difficoltà, quella sofferenza, quel problema, quel dubbio, tutto, lo faccio importante, senza trascurare nulla, con amore, cioè la legge si compie non nella trascuratezza evidentemente, ma nell'attenzione al minimo particolare, al minimo dettaglio, per amore che dimentico me stesso e do la mia vita completamente all'altro, anche quando l'altro è l'opposto di quello che io vorrei, anche quando l'altro mi ferisce, anche quando l'altro non mi capisce, quando l'altro non mi gratifica con ciò di cui io vorrei e di cui la mia carne ha bisogno. No, amore, pace, gioia, benevolenza, questo è lo Spirito Santo che riceviamo nella Chiesa, che compie la legge nell'amore, che compie la legge nella gioia, nella pace, nella felicità.